Il film è ambientato in un mondo distopico, dove il sole non sorge mai ed è sempre buio. Uno strano evento accade esattamente alle 12 di ogni notte, poiché tutti in questo mondo muoiono per 5 minuti e si svegliano senza ricordare quello che è successo. All'inizio del film, il protagonista, John Murdock, si risveglia in un bagno buio terrorizzato. Non ricorda come è arrivato lì, cosa stava facendo nelle ultime settimane e nemmeno il suo nome. Dopo essersi vestito, curiosa in giro finché non trova una valigetta con le iniziali KH su di essa. Quando la apre trova un biglietto di auguri da un luogo noto come Shell Beach. Murdock non riesce a ricordare esattamente il posto, ma inizia ad avere frammenti di ricordi al riguardo. Proprio in quel momento, il telefono all'interno del bagno inizia a squillare e risponde esitante. Dall'altra parte, un uomo, che si fa chiamare Dottor Schreiber, dice a Murdock che la sua memoria è stata cancellata a causa di un esperimento fallito e ora alcuni uomini lo stanno cercando. Questo si aggiunge alla confusione che Murdock sta già sperimentando e prima che il dottore possa dire altro, riattacca. In seguito, Murdock procede a controllare il luogo, che risulta essere un hotel. Mentre sta partendo, si imbatte nel cadavere sfigurato di una signora. Vedendo questo, Murdock si terrorizza e si precipita fuori dalla sua stanza dove vede tre individui anormalmente alti e dal viso pallido avvicinarsi a lui. Quando raggiunge l'atrio, nota che tutti dormono, perfino una donna dentro l'ascensore. È quasi come se fossero diventati senza vita. Proprio in quel momento, l'orologio segna le 12 e tutta la gente ritorna in vita. Murdock lo trova molto strano e lascia immediatamente l'hotel. Poco dopo, gli uomini misteriosi si avvicinano all'addetto alla reception dell'hotel e gli chiedono di Murdock. Quando l'uomo non riesce a dare una risposta, gli iniettano una strana sostanza e lo uccidono. Altrove, un'artista teatrale di nome Emma viene contattata dal dottor Schreiber, che le dice di incontrarsi urgentemente. Qui, scopriamo che Emma non è altro che la moglie di Murdock. Quando i due si incontrano, il dottor Schreiber menziona che la memoria di Murdock è stata completamente spazzata via e alcune persone cattive lo stanno cacciando. Le chiede quindi di contattarlo immediatamente nel caso dovesse trovare suo marito, e sebbene confusa Emma è d'accordo. Nella scena successiva, la polizia locale e l'ispettore Bumstead arrivano sulla scena del crimine all'hotel e iniziano a indagare. Si scopre che è stato il sesto caso di omicidio nell'ultimo mese e tutte le vittime hanno lo stesso simbolo a spirale su di loro. Dal momento che Murdock era rimasto lì, l'ispettore Bumstead lo sospetta immediatamente del crimine. Chiama poi Emma alla stazione di polizia e l'avverte di denunciare suo marito, poiché è un criminale ricercato. Nel frattempo, Murdock vaga per la città, confuso e spaventato. Quando raggiunge un luogo, si sente a disagio e nota che le sue impronte digitali stanno brillando. Dopo un po', si ritrova davanti a un cartellone pubblicitario della Shell Beach, la stessa che ha visto nella cartolina trovata all'hotel. Curioso, si arrampica sul cartellone pubblicitario, ma all'improvviso si trova davanti i tre uomini alti di prima, che si definiscono gli estranei. Uno di loro cerca di usare i suoi poteri su Murdock per farlo dormire, ma fallisce. Questo sconvolge gli estranei, ma prima che possano comprendere qualcosa, Murdock usa i suoi poteri telecinetici e sottomette i tre. Più tardi, veniamo portati nel nascondiglio degli estranei, che si rivela essere un grosso complesso sotterraneo. Tutti sono scioccati dal fatto che Murdock possieda poteri telecinetici come loro. Qui, scopriamo che Murdock faceva parte di un esperimento chiamato Imprinting, ma è riuscito in qualche modo a scappare usando i suoi poteri, e ora è diventato un uomo ricercato dagli estranei. Emma intanto torna a casa dalla stazione di polizia e trova Murdock ad aspettarla. Anche se non sembra ricordarla, sa che vive lì, siccome è l'indirizzo menzionato nel suo biglietto da visita. Emma cerca di chiedere a Murdock dove è stato nelle ultime 3 settimane, ma quest'ultimo non ha una risposta. Invece, dice che non conosceva nemmeno il suo nome fino a quando ha controllato il suo portafoglio. Mentre i due parlano, Emma rivela che è sospettato dell'omicidio di 6 donne. Questo sconvolge Murdock e lascia immediatamente il posto. Poco prima di mezzanotte, gli strani uomini si riuniscono nel loro nascondiglio per un incontro. Il dottor Schreiber è l'unico essere umano tra i partecipanti e sembra che sia il capo del loro dipartimento di scienze. Quando l'orologio segna esattamente le 12, il capo degli sconosciuti, Mr. Book, emerge dalla folla e ordina a tutti di spegnerli. Non appena dice questo, gli estranei entrano in uno stato di meditazione e l'intera città sopra di loro si ferma. Le persone vanno a dormire, indipendentemente da dove si trovano. I treni si fermano, insieme all'intero traffico. Solo Murdock non è influenzato dallo strano processo e vaga per la città incredulo. Cerca di svegliare alcune persone, ma senza successo. Nel frattempo,
iniziano a sorgere grandi edifici e altre infrastrutture dalla metropolitana, a indicare che nella città sta avvenendo un enorme cambiamento. Poi, gli estranei, insieme al dottor Schreber, si dirigono in città e iniziano un processo chiamato tuning. In questo processo, si avvicinano a diverse persone in città e le iniettano qualcosa con una siringa, in modo che la loro memoria sia cancellata. Dopo 5 minuti, quando tutti gli estranei si sono ritirati nel sottosuolo, la città torna a vivere e tutti si svegliano. Tuttavia, questa volta non hanno alcun ricordo della loro vita passata e hanno un'identità completamente nuova. Ad esempio, se qualcuno era un medico prima dell'iniezione, potrebbe ora essere diventato un serial killer. Dopo il tuning, gli estranei spostano nuovamente la loro attenzione su Murdock. Dal momento che si sta rivelando difficile catturarlo, il dottor Schreber ha preparato una siringa che ha tutti i ricordi subconsci di Murdock in essa immagazzinati. Ora, tutto ciò che deve fare è iniettarla a qualcuno, in modo da poter rintracciare Murdock all'istante. Mentre tutti lo fissano confusi, uno degli estranei più anziani, Mr. End, emerge dalla folla e accetta di fare il volontario. Il capo, Mr. Book, dà il via libera, e presto a Mr. End viene iniettato lo strano liquido. Dopo aver avuto le convulsioni per un po', finalmente si sveglia con tutti i ricordi di Murdock. Nella scena successiva, Murdock raggiunge la metropolitana alla ricerca di Shell Beach. Chiede ad alcune persone delle indicazioni stradali per il luogo, ma sorprendentemente, tutti se ne sono dimenticati. Confuso, fissa ancora una volta il biglietto di auguri e trova scritto il nome Carl Harry su di esso. Le iniziali dello stesso nome erano incise sulla valigia dell'hotel. Più tardi, Murdock rintraccia l'indirizzo di Carl e visita la sua casa. Il vecchio ricorda il passato in cui Murdock era un ragazzino, ma, come previsto, non ne ricorda nulla. Proprio in quel momento, diventa curioso e chiede a Carl perché è sempre notte, ma quest'ultimo gli dice semplicemente di riposarsi. Dopo che Murdock se n'è andato in un'altra stanza, Carl chiama segretamente Emma e la informa dell'arrivo di Murdock. Lei a sua volta lo dice all'ispettore Bumstead e si reca sul posto con lui, ma purtroppo il signor End, che ha rintracciato Emma usando i ricordi di Murdock, ascolta l'intera conversazione. Quando Murdock scopre che Carl ha rivelato la sua posizione, cerca di fuggire dal luogo, ma è troppo tardi. Gli estranei guidati da Mr. End sono già arrivati fuori e iniziano ad attaccare Murdock. Tuttavia, usando i suoi poteri telecinetici estremamente complessi e la volontà di sopravvivere, Murdock continua a eluderli. Riesce in qualche modo a scendere in strada, ma è di nuovo circondato dagli estranei. Proprio mentre sta per essere catturato, Emma e l'ispettore arrivano con la loro macchina e lo portano via. La scena si sposta poi alla stazione di polizia, dove l'ispettore Bumstead sta interrogando Murdock poiché crede ancora che ci sia lui dietro gli omicidi. Tuttavia, un Murdock agitato ribalta le domande e chiede invece all'ispettore se ricorda la strada per Shell Beach. Come previsto, Bumstead conosce il posto, ma non riesce a ricordare le indicazioni. Murdock gli chiede quindi perché vivono sempre durante la notte e perché non hanno ricordi del giorno. Fa persino levitare un libro per dimostrare il suo punto di vista sul fatto che hanno a che fare con qualcosa di soprannaturale. Dopo un po', alcuni estranei guidati da Mr. End entrano in questura e si avviano alla ricerca di Murdock. Mettono a dormire tutti gli agenti e si dirigono verso la cella, ma quando arrivano li scoprono che il loro obiettivo è già scappato. Nel frattempo, Murdock affronta il dottor Schreber in uno stabilimento balneare e chiede risposte. Lui vuole sapere cosa sta succedendo in città e perché gli estranei lo inseguono. Il dottore lo tranquillizza e rivela che fanno tutti parte di un grande esperimento che gli estranei stanno conducendo. Proprio in quel momento, l'ispettore Bumstead arriva sulla scena e prende il controllo del dottore. Qui viene svelato che lo stesso ispettore ha rilasciato Murdock dalla custodia, poiché anche lui vuole trovare risposte. Dopodiché, l'ispettore e Murdock costringono il dottore a condurli a Shell Beach. Salgono in macchina e iniziano il loro viaggio, ma per qualche motivo, il dottore continua a dire che andare lì non serve. Poco dopo, raggiungono un vicolo cieco, siccome un ponte è misteriosamente scomparso. I tre decidono quindi di proseguire su una barca. Durante il viaggio, il dottor Schreber spiega finalmente tutto ciò che sta accadendo in città. Rivela che gli estranei sono alieni da un altro pianeta e sono venuti sulla Terra dopo aver quasi affrontato l'estinzione. Quando hanno visto la popolazione umana prosperare, hanno subito deciso di emularli. Tuttavia, il problema è che non hanno un'anima, ed è questo che li distingue dagli umani. Determinati a salvare la loro razza, gli stranieri hanno quindi creato un'intera città, rapito umani da diverse parti del mondo, e li hanno messi lì. Ogni notte alle 12, fermano tutti e installano i loro nuovi ricordi, in modo che possano confrontare le diverse caratteristiche negli esseri umani. Il piano è sapere tutto ciò che riguarda l'anima umana e diventare come loro.
Il dottor Schreiber menziona inoltre che lui è il miglior psicologo della città, ed è per questo che gli estranei non cancellano la sua memoria ogni notte. Murdoch poi chiede perché è sempre notte, a cui il dottore risponde che gli estranei hanno paura della luce, così hanno creato una città dove è sempre buio. Dopo un po', arrivano a Shell Beach e scoprono che è solo un poster su un muro. Infuriati, Murdoch e l'ispettore Bumstead afferrano delle sbarre di ferro e iniziano a colpire il muro. Il dottore prega i due di fermarsi, ma non ascoltano. Infine, rompono il muro e rimangono sorpresi nel trovare lo spazio infinito dall'altra parte. Questo conferma che la città è un mero esperimento e non c'è modo di sfuggirvi. Proprio in quel momento, il signor End e i suoi scagnozzi arrivano sulla scena con un'Emma prigioniera e minacciano Murdoch di arrendersi. L'ispettore si oppone immediatamente, ma viene gettato nell'abisso. Prima di morire, vede la città fluttuare nello spazio circondata da nient'altro che oscurità. Qui, scopriamo che questa città è solo un'enorme navicella spaziale. Dall'altra parte, Mr. End usa Emma come leva e alla fine cattura Murdoch. Nella scena successiva, Murdoch è legato a una sedia, mentre l'intera comunità aliena vuole ucciderlo. Tuttavia, il loro leader, il signor Book, afferma di avere altre idee per lui. Convoca il dottor Schreiber e gli chiede di iniettare a Murdoch un liquido che trasferirà la sua anima in tutti gli estranei. Esitante, il dottore obbedisce, ma invece del liquido inietta a Murdoch un'altra siringa che contiene tutti i suoi ricordi. Non appena gli viene somministrato il liquido, tutti i ricordi di Murdoch lampeggiano proprio davanti ai suoi occhi e viene dimostrato che è effettivamente nato in un luogo chiamato Shell Beach. A causa dei ricordi, ora comprende la vera natura del suo potere e diventa molto più forte. In uno dei ricordi, il dottor Schreiber appare e dice a Murdoch di sconfiggere gli estranei e di prendere il controllo della città. Con questo, acquisisce una rinnovata speranza e si libera dalla sua schiavitù. Inizia quindi a usare i suoi poteri telecinetici per gettare gli estranei in giro, finché il signor Book non si avvicina a lui. Subito dopo, i due iniziano a lottare l'uno contro l'altro, ma sembrano avere la stessa forza. La loro lotta distrugge l'intero complesso, quindi continuano in aria. Questa volta, Murdoch riesce a vincere quando devia il coltello del signor Book e glielo scaglia contro uccidendolo. Dopo la vittoria, Murdoch si avvicina al dottore e chiede di Emma, ma quest'ultimo menziona che ha perso la memoria nell'ultimo tuning. Sentendo questo, Murdoch è devastato, ma ha un'idea per cambiare tutto. Nell'ultima scena, Murdoch usa i suoi poteri telecinetici supremi per riformare l'intera città. Aggiunge un oceano tutto intorno, ripara i ponti, crea una Shell Beach e, soprattutto, riporta indietro il sole ruotando l'astronave. Il film finisce mentre Murdoch si dirige verso un molo vicino all'oceano, dove Emma appena trasformata si crogiola al sole. Iscriviti per nuovi video come questo. Attiva le notifiche e lascia un mi piace e un commento per aiutare il canale. Grazie per la visione!